tutti cari amici, con voi Arishnev, e io sembra in qualche posto abbandonato, e anche la neve è caduta, e se non avete capito, di Cartoon Cat e Cartoon Dog. Ragazzi, l'ultima serie è uscita da tanto tempo, ma ci avete chiesto il sequel nei commenti. Per alcuni motivi segreti non abbiamo potuto continuare a girare questa serie, ma ora sta tornando. E come ti ricordi bene, nell'ultima serie Cartoon Dog mi ha rapito. Accidenti, tutto il corpo mi fa male. Ero anche in altri vestiti, apparentemente mi sono cambiato. A quanto pare mi ha trascinato lontano. Pensate quanto sono stato in ostaggio da lui. Se vedete già che la neve è caduta. Qui guardate, c'è la neve. Andiamo un'occhiata in giro e capiamo dove siamo in questo momento, perché per me questo posto è molto familiare. Quindi una specie di tubo. Adesso cade in soffitto, Ragazzi, guardate, un ragno gigante! Nessun fico, ragazzi, gli insetti non possono essere toccati. Sono anche loro esseri vivi. Beh, tranne le zanzare, ecco, le zanzare e i tafani succhiano sangue. Allora, andiamo. Chiaramente c'era una lotta qui, altrimenti come spiegare che qualcuno ha sfondato una porta con la mano o con qualcos'altro? Accidenti, cosa è successo? Dove mi hanno trascinato? Strano ancora, a proposito che non sono legato, forse anche questo è appositamente una trappola di Cartoon Dog e sicuramente sta solo giocando con me. Perché pensa tu stesso, potrebbe semplicemente legarmi o addirittura abbandonarmi a mangiarmi da molto tempo, ma per qualche motivo non l'ha fatto e non è chiaro il perché. Quindi va bene, andiamo ragazzi. Vedete qui, c'è la borsa di qualcuno, un sacchetto così a nero a rete. Guardate, a quanto pare questi sono i wurstel di Cartoon Dog. Non li mangerò. Ragazzi, un abbondante pranzo a base di carne. Qui il cane è disegnato. Al 100% è il cibo di Cartoon Dog. Ma lui non è andato al negozio a comprarlo. Qualcuno porta questa roba qui, a quanto pare. Vedi anche una mini mortadella qui, guarda. Ok, probabilmente la porterò con me. C'è anche un pezzo di carta, ma non mi piace leggere. Il cibo mi sarà sicuramente utile. E quindi lo mangerò un'altra volta, forse. Allora, ragazzi, ho capito cos'è questo posto. Questo è il campo da cui è iniziata tutta questa storia, dove siamo stati con Safik, con Bruno, dove Bruno è stato rapito. Ho trovato Safik, la torre, e c'era il fiume, poi Bruno è trasformato in Cartoon Cat. Quindi siamo nello stesso campo dove è iniziata tutta questa storia. Ma perché sono stato trascinato qui da Cartoon Dog? Quindi resisti, Safik. Siamo quasi arrivati in città. Ragazzi, l'unica cosa, Safik, è che ho perso un po' la via. Non sai dove dobbiamo andare, ragazzi. Ascolta, puoi chiedere al tuo Cartoon Cat di cercare? Senti, mi fanno male i capelli. Cosa c'è che non va in loro? Ascolta, un delirio. Ragazzi, guardate i suoi capelli, si sono arrossiti. Sei uscito adesso con questi capelli così? Ragazzi, ho una mutazione in corso. Accidenti, sembra che tu abbia tutti i geni intrecciati, che tu abbia Cartoon Cat dentro. William Bruno, i capelli rossi sono eventi comuni quando si muta e si incrocia una persona normale con un mostro SCP. Nel tuo caso sono io, Cartoon Cat. Adesso, ancora, io sento la presenza di qual... Io sento la presenza... Tu sei solo una persona normale, non puoi capire. Io mi sento molto forte con la mia casa. E ora sento che qualcuno è proprio a casa mia in questo momento. Cosa? Questo cane ha un odore diverso. È più il tuo amico Artyom Arishnev. Ora è a casa mia, al campo dove sono cresciuto e ho trascorso tutta la mia infanzia felina, giusto? Forse dobbiamo andarci. È stato lì che sono entrato per la prima volta in Bruno. Forse è per questo che Cartoon Dog ha trascinato Arishnev lì. Artyom deve essere salvato. Sì.
Io so come dobbiamo andare a questo campo. Ascolta, non puoi perdere un minuto. Mi metto subito al volante. Aspetta, aspetta. Forse prima sistemiamo la mia gamba. Ci siamo fermati per questo. Ok, io ho una benda. Dovrebbe aiutarti. Bene. Ecco. Guarda, Safik, non è una benda normale, una di quelle che si vendono nelle farmacie normali. Queste sono realizzate dalla Fondazione SCP. Il fatto è che questa benda guarisce praticamente qualsiasi ferita meccanica in pochi minuti. Ora ti fascerò la gamba. Solo William Bruno, puoi farlo per me. Non posso aprire questo pacchetto con le mie zampe da gatto. Ok, ok, Cartoon Cat. Sai cosa ha detto? Ascolta, io ero semi svenuto, ma ho sentito da remoto di cosa si trattava. Questa benda deve salvarti ora. Ma la cosa principale è che non dice le bugie, non mi trasforma in un altro mostro. Ah, ok, facciamola. Ora, Safik. Ecco il ginocchio, ecco il ginocchio. Sì, sempre quelle ginocchia sono problematiche le tue. Accidenti, gente, vi sono così grato per aver caricato questa benda con il pulsante mi piace. Ecco, questo è tutto. Dovrebbe guarire in pochi minuti. Neanche fa male, sembra buono, spero che guarisca. Allora tu guida e io per ora provo a cercare informazioni su Cartoon Dog su internet. Forse c'è qualcosa lì, ci vediamo al capo. Safik, da qualche parte vicino. Sei sicuro? Sì, io conosco la mia casa come le mie quattro dita. Quindi sento che c'è Artyom qui da qualche parte. Io non sento niente. Dimmi, perché hai bisogno di questo Artyom? Forse andremo a casa senza di lui, eh? Artyom è un mio amico e dobbiamo trovarlo al 100%. Se William Bruno fosse qui lo confermerebbe anche lui. Che cos'è un amico? Beh, a quanto pare tu ancora non lo sai. Un giorno lo saprai, dimmi, dov'è? Dov'è l'odore? Qui o da questa parte? Ora le mie orecchie e localizzatori sono impostati. Ehi, ma stai bene? Sì, tutto va bene, come Safik. E perché sei caduto allora? Sta succedendo qualcosa di insolito qui. Estranei a casa mia. L'odore viene da questa casa. Possiamo controllare lì. Sì. Solo stai attento. Qui non ci sono tracce. Secondo me nessuno è passato da qui. Questa casa ha un ingresso nero e le forze più oscure entrano solo attraverso di esso. Quindi è probabile che siano entrate da lì. Va bene, andiamo lì allora. Qui ci sono tre piani. Su quale piano? Almeno lo sai? Cosa? Ti sembra un cane? Ho sentito l'odore di questo Arishnef. Artyom. E su quale piano lo capiremo poi. Ok. Andiamo, non rimanere indietro. Andiamo, andiamo. Fai attenzione, ci sono trappole. Una volta sono caduta in una di queste. Perché sei così emotivo? C'è qualcosa che non va. Qualcuno di molto estraneo a casa mia. Solo io non capisco chi sia. Andiamo al secondo piano. Andiamo, però cerchiamo di stare attenti. Ha un cattivo odore. Non Artyom, ma qui sento un cattivo odore. Ma questa è casa tua. Non odora di me. Non sento il mio odore, ma di estranei. Queste sono salsicce. Sì, qualcuno le ha lasciate cadere. Ci sono alcune informazioni qui, Safik. Studia questa borsa. Dai. E certo, c'è cibo per cani. Qui ci sono Bustel e una mini mortadella. Safik, io sento le loro lettere lì. Aspetta, c'è anche una nota. Gli scienziati hanno usato costantemente queste lettere. Aspetta, Cartoon Cat. Cosa? C'è scritto: il mio Rexino mi ha detto tutto. Ora so come è diventato così e so che tipo di persone lo hanno tormentato. La dannata fondazione SCP. Troverò tutti questi mascalzoni, ti giuro Rexino, sarai al sicuro. Ho fatto male a farmi intervistare da quei ragazzi, ma non pensavo che ti stessero dando la caccia. Povero, povero il mio Rex. Non si capisce niente. Rexino. Conosci Rex? Certo che lo conosco e lo conosci anche tu. Questo è Cartoon Dog, prima che questi scienziati facessero cose folli con lui. Dannazione, esatto. Questa è la nota della sua padrona. Quindi ovviamente questo è cibo per lui, per il cane. Odora di... Arishnef. Come Arishnef? Non so come. Quindi la nonnina è venuta qui? Non è Arishnef, stai confondendo qualcosa mi sa.
Questo non è Arishnev, ma lui lo ha toccato. Io sento l'odore di Arishnev, è da qualche parte vicino, da qualche parte in questo campo. Dove? Questo l'ho scritto io, quando voi siete venuti a cercarmi e io non vi avevo chiamati. Ascolta, forse proprio qui, o forse un po' più in là, non ricordo in quale stanza in particolare. Sei entrato in William Bruno o lui è entrato in te? Cosa? Safik, andiamo a cercare il tuo amico. Non essere distratto da ogni piccola cosa sotto forma di questo Bruno. Senti qualcuno? Ehi, ma ti senti bene? Cartoon Cat, puoi smettere di laggarmi? Noi qui ci stiamo occupando di cose serie! Finalmente ecco William Bruno, sai cosa sta succedendo e dove siamo? Ascolta, io vedo solo il rumore bianco davanti ai miei occhi, Cartoon Cat, cosa c'è che non va? Bruno, non è così facile tenere tutto sotto controllo! Che delirio, o ci sei tu o Cartoon Cat, potete decidere chi è al timone! Safik, cosa? Da qualche parte qui, abbastanza vicino, c'è Cartoon Dog. Dobbiamo andarcene, Safik, andiamocene. Forse anche Arishnev è andiamo qui. Andiamo via, Safik. Sei sicuro? Dai, non sto scherzando, dobbiamo andarcene. Ok, dimmi solo dove devo andare. Attraverso l'uscita nera. Ecco l'uscita. Qui, Safik. Ragazzi, ecco di chi si ci deve fidare in questi casi estremi. Che pazzo. Io mi sento... Io Safik! Cosa? Artyom è alla ex mensa. Mangiavo da bambino lì. Quando c'era tempo, mi versavano il latte lì. Sicuro? Forse la tua vista è andata male. Forse da qualche altra parte. Sento l'odore del latte di questa persona. E sono preoccupato per la presenza di Cartoon Dog nel mio territorio. Beh, molto strano. Allora andiamo in questa sala da pranzo. Andiamo. Ora ti mostrerò la strada. È lì. Andiamo. William Bruno, sì? Puoi far tornare qui Cartoon Cat? Perché mi sembra che ci siamo già persi. Ascolta, è quella torre, ricordi? Ma non andiamo lì, va bene? C'è ancora un totem di Cartoon Cat, guarda lì. Sei sicuro che dobbiamo andare lì? Sì. Accidenti, pazzesco quanto è pericoloso qui. Forse Cartoon Cat ci dirà qualcosa sui graffiti. Io volevo soltanto chiedergli una cosa. Per quale motivo lui lascia tutte queste pitture rupestri? Yeah. Questo sono io. Sei tu? Questa è la mia immagine. Sì. Solo chi è stato a disegnarla? Ma io non lo so, pensavo fossero i tuoi fan o tu. No, io non dipingo mai me stesso. Ascolta, beh, è qui da molto tempo. Abbiamo visto questa immagine tante volte quando ti abbiamo cacciato. E molto probabilmente è stata fatta per motivi di sicurezza, per avvertire che questa è casa tua. Io so chi è. Quando studiavamo a scuola, Cartoon Dog mi ha sempre preso in giro e ha disegnato tutti i tipi di disegni stravaganti. Pensi che sia stato lui? Io so che è stato lui. Qui c'è anche puzza di cane. È stato qui di recente, molto recentemente. Ascolta, forse basta parlare. Vuoi dire come raggiungere questa sala da pranzo? Andiamo, andiamo. Se no, William Bruno e io ci eravamo già persi e siamo arrivati in questa torre. Vai avanti tu, Safik. Perché vado io per primo? Sei tu quello forte. Beh, se vuoi che io vado per primo, ma poi tutto il merito sarà mio. E tu prendi i meriti? Naturalmente. Io mi nutro di tutte quelle volte che mi dicono di quanto io sia carino. Sì. Chiedo scusa, stanotito. Andiamo. Ah, sei il migliore, sei il più forte. Grazie, Safik. Ora troveremo Artyom e i suoi occhiali. Questi sono i suoi occhiali! Sono esattamente i suoi occhiali. Perché sono fatti di sangue? Sì, un po' sì, sono un po' sporchi. Sembra che Artyom non ci sia più! Sicuramente non è qui, Safik. Ma se lo sento, allora... è ancora vivo, quindi non devi preoccuparti. Sei sicuro? Certo, ma sarà impossibile mettersi in contatto con lui. Ma non fa niente, lo troveremo presto. C'è qualcuno! Questo è Artyom! Cartoon Cat, cosa fai? Dobbiamo salvarlo! Andiamo, Safik! Più veloce, dai! Artyom, ne stiamo arrivando! Artyom! Artyom! Cartoon Dog!
Ragazzi, aiutatemi, mi ha legato! Ciao ciao, Cartoon Cat. Tu pensi che io abbia paura di te, Cartoon Dog? Ho paura un po', solo cari spettatori, non ditelo a lui. Preparati a tornare al tuo posto. Senti un po', ragazzaccio, andate via da qui. Questa è la nostra battaglia con Cartoon Cat. Il tuo amico è stato proprio una bella esca. Io tutto questo tempo ero un'esca soltanto, Questo è il modo in cui ti faccio... Calmati, calmati. Ehi, ho capito, Cartoon Cat. Sei il migliore, lo batterai, per favore. La cosa principale è vincere. Io non sono sicuro di avere abbastanza forze. Ma tu salva il tuo amico. Mi sembra che sto iniziando a capire che cos'è l'amicizia. Crediamo in te, forza! Marziamo. Andiamo via da qui, andiamo, forza! Sapix, legami! Sai come fai i nodi stretti? Non abbiamo stupidamente nessuna possibilità, è meglio se facciamo così! Bene, Cartoon Cat, pensi di essere al mio livello? Sì, cosa c'è da pensare, cagnaccia? So che sono sempre stato migliore di te! Ragazzi! Per la prima volta in assoluto possiamo vedere come Cartoon Cat combatte Cartoon Dog e filmarlo sulla nostra videocamera! Silenzio, Artom, l'importante è che non ci mordono! Yeah. Come questo dog lo ha colpito! Cagnaccio, prendi questo! Oh cavolo, dove hai imparato così? Che ce la fai, forza Cartoon Cat! Bruno, andiamo! Senti, possiamo fare a meno di queste cavolate e parlare di tutto con calma? Perché hai bisogno di tutto questo, Cartoon Dog? Ti distruggerò e sarò io il più forte! Ok, Cartoon Dog, smettila di scherzare! Ora ti mostrerò il vero potere! Cosa? Pensavi davvero di potermi battere? Io sono il mostro più importante della fondazione. Quindi è meglio che scappi da me mentre c'è ancora tempo. Soffocando! Non farlo! Ardio, cosa facciamo? E voi siete i prossimi! Sapik! Sapik! Dai, Sapik! Alzati! Cosa è successo dopo che Cartoon Dog ha fatto così? Mamma mia, che mal di testa, Artio! Bruno! Cartoon Cat! Cartoon Cat! Dove sei? Dove sei? Dov'è che sei? Bruno! Bruno! Tutto bene? Cosa stai facendo? Stai bene? Non ti preoccupare, cos'è successo? Mamma, guarda i suoi occhi, sono cambiati! Cartoon Cat! Io non sento più Cartoon Cat. Apparentemente è scomparso. Ma calma, non mi sono più rimaste forze. Ragazzi, sembra che Cartoon Dog abbia sconfitto Cartoon Cat. L'ha cacciato dal tuo corpo, sai? È quello che volevamo. Devo ritornare Cartoon Cat. Ma come, perché? Siamo andati anche dal dottore, dallo sciamano per curarti. Non ti piaceva? Ma è un nostro amico. Qualsiasi è il difetto che vive dentro di te per così tanto tempo, inizia ad abituarti. Io non mi sento completo senza Cartoon Cat. Dobbiamo trovarlo, oppure trovare quel Cartoon Dog. Bruno, Bruno! Queste sono le tracce proprio di Cartoon Cat. Cartoon Cat è reale! E ragazzi, non appena questa parte raccoglie 100.000 mi piace, verrà rilasciata la prossima puntata. Bruno! Bruno!
ragazzi, Bruno è scomparso! Bruno! Bruno! Giacca di Bruno! Indossava quella giacca! Cos'è successo qui? Ragazzi, potrei sbagliarmi, ma a quanto ho capito c'è stata una sorta di lotta qui. Bruno ovviamente non si sarebbe arreso senza combattere. Qui ci sono frammenti di vetro e la giacca di Bruno è sporca di rosso. Lui è con me! E questo strano segno, ragazzi, guardate queste tracce, è chiaramente la mano di William Bruno, perché abbiamo le mani quasi uguali. Immaginate cosa è successo qui. Bruno entra qui, viene attaccato da Cartoon Cat, perché hai visto nell'ultima parte che quando i militari e io abbiamo camminato in questo posto, Cartoon Cat era, come abbiamo scoperto, qui vicino e ha persino abbattuto il nostro drone. Qui William Bruno ha combattuto Cartoon Cat, a quanto pare lo ha gettato in questa direzione. Bruno ha cercato di tenersi per mano, ma Cartoon Cat è stato su una tale traiettoria che lo ha trascinato da qualche parte nella foresta e ha rotto la finestra. Ragazzi, c'è un vetro abbastanza forte, quindi lo ha chiaramente trascinato con tutta la sua forza. Non riesco proprio a capire quale sia questo segno. Tre strisce. Non capisco che cosa sia. È una base o un'altra parte della foresta? Prenderò sicuramente questa giacca perché per Bruno è ancora utile. Sono sicuro di potergliela restituire e lo rivedremo ancora in questa... Cosa sta succedendo lì? Ragazzi! Ragazzi! Presi tutti, c'era un'intera squadra militare qui e con la nostra guida. Io sono appena salito al terzo piano. Una giacca militare, una scritta vattene e un mucchio di tracce di sangue. Sentite qualcuno piangere? Nasconditi, nasconditi, è qui! Sapi che non capisco niente! Chi è qui? Cartoon Cat! Sì, è qui! Non lo so, c'è stata una sparatoria, un lampo, un rumore! Mi è stato detto di sedermi qui e non muovermi! Sapi che aspetta! Quindi stai dicendo che non appena sono andato a prendere Bruno al terzo piano è iniziato un complotto! E non ci sono più tutti i militari con la guida? Sono stati presi da Cartoon Cat? Sì, non so cosa sia successo! Si sono raggruppati, ci hanno portato in questo posto! Ma la guida non poteva restare con me ed è andata ad aiutarli! Io sono rimasto qui! Sapi, calmati! Ok, ragazzi, dobbiamo pensare! Anche Bruno è scomparso! Ho trovato la sua giacca insanguinata! Bene, cosa faremo, mamma mia? Ok, Safik, non preoccuparti, c'è ancora il vecchio campo che avevamo. Andiamo lì e inventiamo qualcosa. Dobbiamo ancora trovare il drone sul tetto che Cartoon Cat ha neutralizzato. Forse ripariamo il nostro drone, lo facciamo decollare e possiamo trovare William Bruno. Andiamo, ho visto la sua giacca. Safik, alzati, dai. È sicuro? Anche se non è sicuro, devi essere forte e coraggioso per i nostri follower, in modo che possano vedere che sei degno per fare click su questo pulsante rosso e unirsi alla nostra squadra di ricerca e di cattura per prendere Cartoon Cat. Dai, andiamo! Ragazzi, è pazzesco, tutto di sangue, ci sono dei proiettili qui, guardate, hanno sparato. Sergio a quanto pare sparava, ma non l'ha aiutato. Pazzesco, è rimasta solo la scarpa di Sergio. Ragazzi, li porterò con me, sarà un bel ricordo almeno. Guardate queste tracce, sono le loro mani. Sembra che si siano aggrappati al muro per impedire a Cartoon Cat di catturarli.
Ma non so cosa sia successo con loro. Safik, ho trovato questa giacca di Bruno al terzo piano. C'è anche una specie di iscrizione come questa. Forse puoi capire qualcosa o i follower ce lo diranno nei commenti. C'è un segno con tre di queste strisce. Non ho idea di cosa possa significare. Safik, vieni con me, vieni. Ragazzi, guardate, guardate come il tempo è cambiato drasticamente. Ha piovuto e persino ha nevicato. Sono vestito anche con la giacca invernale e un berretto. E ora invece è uscito il sole, non so come. Ecco, Safik! Lui è con me e ha alcune linee. Safik, pensaci bene. Forse capisci cosa significa. Bene, pensa, pensa, pensa. Bene, queste sono onde radio. Quali onde radio? Sei matto! Magari prendi il walkie-talkie o le onde. Lui è con me sulla riva. Perché la riva? È acqua. Sì, certo! Eravamo con Bruno vicino al fiume quando abbiamo ancora trovato un vecchio album con i disegni. E a quanto pare dall'altra parte Cartoon Cat ha la sua tana. Abbiamo bisogno di ottenere il drone per fare un'ispezione della zona e forse possiamo ottenere il vecchio filmato. Probabilmente per trovare l'uscita sul tetto dobbiamo uscire e guardare intorno all'edificio dove dovrebbe esserci una scala. Per ora lascerò qui la giacca di Bruno. Una volta trovato Bruno torneremo sicuramente a cercarla. Ragazzi, questa è la scala. Ah, sì, controlla solo se è a posto o no. Adesso. Senti, Safik, credo sia abbastanza forte. Delirio, che tavolo in ghisa. Attenzione però, non rompere il tavolo. In effetti ho molta paura in questo momento, perché in qualsiasi momento Cartoon Cat potrebbe spuntare da questa finestra. Spero che sia già andato via. Sali, ma con molta attenzione. Pazzesco, qui sono cresciuti gli alberi. Safik, io stesso ho prestato attenzione. Non so se è visibile sulla fotocamera, ma qui vola un po' di polline o cenere, come se qualcosa fosse esploso o fosse bruciato. Ecco il drone. Abbiamo trovato il nostro drone, andiamo! Ragazzi, come ricordate, il drone è stato abbattuto da Cartoon Cat. Ha una lama rotta, ma fortunatamente le ali erano vicine. Ragazzi, ricordo come è saltato dal tetto su questo elicottero. Cartoon Cat è molto agile, assolutamente imprevedibile. È necessario riparare il drone, Safik, e provare a farlo decollare. Era inverno. Perché il tempo è così bello qui? Tutto questo è successo in 5 minuti. Ricordo solo un lampo luminoso e nient'altro. Safik, Google. Qui nelle notizie c'è scritto che è stato lanciato qualcosa nel nostro quartiere. Apparentemente da una vicina centrale nucleare. È scritto che questo lancio è avvenuto e c'è ancora una forte emissione. Esplosione in una fabbrica vicina a Marcolese. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in una delle stazioni di uranio radioattivo. Non ci sono vittime, ma 300 persone sono rimaste ferite e sono in ospedale. Secondo le informazioni preliminari, un serbatoio di gas è esploso, rompendo così le tenute del serbatoio di uranio, in cui al minimo contatto con l'aria inizia una reazione chimica di incredibile forza. Ha comportato un'alta esplosione e un'emissione di radiazione che supera la norma di 245 volte, che a sua volta ha comportato un cambiamento anomalo del tempo e crescita di alberi immediata nel raggio di 50 km. Safik, ora è chiaro da dove viene un cambiamento così anomalo del tempo. Questa è tutta radiazione e la radiazione è terribilmente brutta. Quindi sono granelli di radiazione o cosa? Andiamo a vedere cosa c'è sulla riva. Dobbiamo trovare William Bruno. Safik, non esistono granelli di polvere di radiazioni. Le radiazioni sono invisibili. Ma dobbiamo prima riparare il drone. Sei più bravo, quindi aggiustalo per favore. Lo facciamo partire e filmiamo una panoramica. Il territorio di questo campo è cambiato il più possibile. Quando siamo arrivati qui non fiorivano nemmeno queste piante. Ragazzi, guardate, queste foglie sono cresciute in pochi minuti. Riparalo, per ora vado a vedere cosa c'è lì da quella parte. Ok, andiamo. Sembra che resisterà. Sembra che il drone ora possa funzionare. Artyom, ma dov'è il telecomando? Ce l'ho nello zaino, ora te lo darò. Grazie. Ok, Safik, andiamo ancora più in alto, 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 più in alto. Vedi qualcosa, Safik? Finora niente. Ok, guarda il lago. Forse questa è l'altra riva del fiume. Dobbiamo trovare un'uscita lì per poter scendere. Eccola la torre dell'acqua. Ci sono stati molti commenti su Cartoon Cat sotto il video, che quando siamo saliti su questa torre c'era un'immagine di Cartoon Cat e quando siamo scesi c'era una scritta che non abbiamo notato, insomma, ragazzi. Aspetta, c'è un edificio vicino al fiume. Eravamo lì, no? Senti, Safik, non me lo ricordo. C'è una barca. Sì, sembra. O è una grotta enorme. O è una specie di pozzo, forse. Ragazzi,
Forse questa è la tana di Cartoon Cat, ma non lo so per certo. Senti, Safik, piantiamo il drone. Dobbiamo scendere e andare a salvare Bruno. Artyom, stai più attento. Safik, sto cercando di fare un po' di attenzione. Stai ancora guardando la zona. Sì, ma non c'è nessuno. Ci sono solo tante zanzare. Forza, Artyom, sbrigati. Safik, spaventoso. Cerco di non guardare in basso. C'è una scala, è buona, no? Andiamocene da qui. Dobbiamo andare al fiume. Bruno è al 100% dall'altra parte. Dobbiamo andare, andiamo. Strada, forza. Safik, ho anche la sensazione che qualcuno ci segua costantemente. Sì, ma ti sembra? Non c'è nessuno qui. Se ci fosse stato qualcuno, non ci saremmo stati noi. Andiamo a vedere cosa è successo al nostro campo. L'ultima volta che siamo stati qui, insomma, la pioggia gocciolava. Non credo nemmeno che fosse solo un paio di ore fa. Accidenti, il treppiede è capovolto. Strano, pazzesco, guardate, qualcuno ha sparpagliato tutto per terra. Ragazzi, certo, non c'era forse Cartoon Cat, ma speravo almeno che il nostro campo fosse intatto. E qui, dannazione, non avremo acqua fresca per molto tempo. Forse un paio di giorni, perché nelle peggiori situazioni non dobbiamo disperare. Ricordate l'ottimismo di William Bruno. William Bruno ha sempre creduto nel nostro team e soprattutto credeva assolutamente in ogni iscritto. Ragazzi, non vi chiediamo molto. Non so quando finirà la nostra storia con Cartoon Cat, ma sono sicuro che se ognuno di voi che guarda questo video rende questo pulsante rosso grigio sotto questo video, cioè si iscrive al canale, darà a William Bruno un sacco di forza ed energia e scapperà da questo Cartoon Cat, perché sente ogni vostra iscrizione. Sono sicuro che troverà sicuramente... Ehi, militari, c'è qualcuno rimasto? Sergio, c'è qualcuno? Vedete, funziona! SOS, SOS, Cartoon Cat mi tiene in ostaggio! Cosa? Sulla seconda sponda del lago! Bruno, Bruno, io e Safik ti sentiamo, passo! Pronto? Artyom, Artyom, sei qui? Bruno, sono qui! Cos'è successo, cos'è successo? Dov'è? Non so se lo vedi ancora oppure no, per favore, provate a trovarmi! Sono quasi senza forze, il gatto mi tiene nascosto ora in questo... Ora sono sopra, Cartoon Cat mi sta guardando! Dobbiamo andare subito al fiume! Ha parlato della seconda riva e di ciò che Cartoon Cat lo guarda. Se tutti stanno colpendo il pulsante iscriviti ora, allora sono sicuro che possiamo salvare Bruno. E Safik, andiamo solo il più attentamente verso il fiume, perché come ho capito Cartoon Cat sa già che lo stiamo inseguendo, ragazzi! Questo è l'edificio che si trova vicino all'acqua, attento, c'è un buco lì. Safik, siamo stati qui con William Bruno. Abbiamo persino trovato un album qui. Quando eravamo con Bruno qui, Safik, c'era una vista completamente diversa dalla finestra. Sì, è bellissimo qui. Davvero, ragazzi, in che modo le radiazioni hanno influenzato questo posto? Artyom, dobbiamo in qualche modo andare dall'altra parte della riva. Abbiamo bisogno di una zattera o cosa? Aspetta, che cos'è? C'è uno zaino qui. Safik, ascolta, non toccare cose sconosciute, eh? Aspetta. Forse roba da banditi in generale. Che cos'è questo? Una pompa? O è un giubbotto di salvataggio? O una barca? Tavole di legno, vedi? Non ti sembra strano che Bruno ci abbia chiamato, chiesto aiuto, ci abbia chiesto di venire al fiume, dall'altra parte del fiume, e qui siamo accolti immediatamente da una barca? Sì, è veramente una barca, ragazzi, di gomma. Mancano solo i remi, però. Ok, Safik, senti, va bene. Ora vado a cercare i remi e per ora tu comincia a gonfiare la barca, va bene? Ok, ma sei sicuro di poterli trovare? Ci proverò, solo per favore, sii il più attento possibile. Ecco. Wow, puoi persino metterci un motore qui. Ecco, ragazzi, quella casa, non so se la vedete, ma è lì che dobbiamo arrivare. Ah, oh, ah, ecco. Ora, ragazzi, dobbiamo lavorare con il piede. Ragazzi, mi sono già allontanato abbastanza da Safik e ho fatto il giro di tutti gli edifici, ma non riesco a trovare pagaie o almeno qualcosa di simile a loro. Ma
Matteo, su, pensa se... E poi se anche Bruno... Ma non riesco a capire perché anche Safik... No, vabbè, non lo so, perché non si capisce bene dove... Cosa? I remi sono qui? L'hai scritto tu? Quindi è stato scritto da Cartoon Cat e ci sta seguendo al 100%. Ragazzi, ho una grande richiesta per voi. Se notate delle strane iscrizioni dietro di me quando filmiamo il video, accuratevi di segnalare il codice temporale nel commento con questo testo o un'immagine, perché a volte potrei non notare tutto. Ragazzi, guardate quanto è lungo il corridoio! Delirio, sono docce! Ragazzi, è solo un posto mega bello e interessante! Ragazzi, non crederete a quello che vedo con i miei occhi! Oh mamma! Questa è una piscina intera, dannazione! Ragazzi, ciao a tutti! Spero che mi vediate già e almeno mi sentiate bene. Ora proverò ad entrare in questa piscina per mostrarvi quanto sia enorme! Non ho idea di quanto la fotocamera ve lo trasmetta, ma qui c'è un eco folle ed è pazzesco quanto è enorme! È un'intera piscina abbandonata e ce ne sono diverse! Ragazzi, è ora di andare! La piscina è così grande, ragazzi! Qui non riesco a uscire! Ragazzi, ho trovato il primo remo! Non so dove potrebbe essere il secondo, però ricordi quel testo verde brillante? Dobbiamo provare a vedere, forse ci sono ancora degli indizi! A proposito, è come se questo maleducato fosse qui di recente! Non so chi abbia lasciato quel testo, ma lui ci ha aiutato! Qui ovviamente è molto interessante, ma ad essere onesti preferirei levarmi dai piedi da qui perché non mi piace molto questo posto! Beh, questa piscina è chiaramente più piccola! Queste cose sono persino conservate! È abbastanza pericoloso camminare qui. Va bene, dobbiamo prendere... Ok, prendiamo i remi e ce ne andiamo. Dai, forza, dobbiamo andare via da qui. Questo corridoio... Ragazzi, ho quasi pompato la barca. Spero che Artyom là fuori abbia trovato i remi e torni presto. Guardate che bella barca che abbiamo. Anche se è un po' vecchia, comunque è bella. Cavolo, è pesante. Bene, ho pompato la barca. In questo momento navigheremo. Ma se non troviamo niente, allora useremo comunque qualche bastone. Safik! 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 Ecco qua, ho trovato! Oh, mi hai spaventato, io mi ero quasi addormentato! Ragazzi, Bruno, non aspetta! Dai, mettiamola in acqua e andiamo più velocemente! Allora, non hai dimenticato nulla! Tu sei il primo e io il secondo! La cosa principale è non affondare su questa barca, perché cavolo, è così vecchia e ha tanti buchi! Ragazzi, non so se troveremo Bruno dall'altra parte del fiume, ma potrebbe essere necessario andare a monte per scoprire cosa è successo! Dobbiamo per forza trovare Bruno, ragazzi! Ok, Artyom, l'acqua è già bassa, allora ci avviciniamo alla riva? Senti, Safik, non lo so, ma stai attento, sono molto attento! Ecco... Allora, scendiamo, dai, forza! Forza, Safik! Oh. Ok, ragazzi, beh, questo è un posto un po' insolito. Salve! Salve, chi siete voi? Abbiamo perso il nostro amico Bruno, forse l'hai visto? Lui è biondo, così. In barca abbiamo... Sì, c'è un mostro, insomma, Cartoon Cat si chiama. Ragazzi, qui c'è un mostro e non è molto sicuro per voi trovarvi in questo posto. Come vive? Ma come è possibile? Quindi l'hai visto? Non l'ho visto, ma cerco di prenderlo da anni. Safik, sembra che abbiamo incontrato il cacciatore di Cartoon Cat. Beh, sì. Forse hai visto il nostro amico, i suoi capelli sono corti, cammina con diverse scarpe da ginnastica.
ginnastica? Non ho visto nessuno qui. Sono stato a lungo anche in questo campo, anche quando ero ragazzo e andavamo a nuotare. I consiglieri ci dicevano di non nuotare su questa riva perché ci sono molti animali selvatici. Ma noi, come al solito, non ascoltavamo gli adulti. Quando non c'era nessuno, nuotavamo qui e camminavamo lungo la riva. E un giorno abbiamo sentito un forte grido e ci siamo spaventati. Ci siamo gettati in acqua e abbiamo nuotato indietro. Safik, ti avevo detto che era molto pericoloso qua. Beh, sì. C'è una casa laggiù. Corro lì allora, forse trovo Bruno. Andiamo, visto le tracce, lo seguiremo. Sì, andiamo, penso che dovremmo andare, sì? Vado a caccia qui da anni. Una volta l'ho quasi preso, ma poi mi è sfuggito. Pazzesco. All'ultimo minuto. Che aspetto aveva? È un gatto gigantesco con delle zampe bianche, denti giganteschi, ovviamente. Non vorresti mai averlo come nemico, quindi guardatevi intorno e non allontanatevi mai da me. Ascolta, che tipo di casa c'è lì? È una casa abbandonata, nessuno vive lì. Bruno! Artyom, sei tu? Bruno! Te l'avevo detto che era qui! Ehi, non correre, non andare troppo lontano, attenzione! Non scappare, Artyom, stai attento! Sono qui, qui da qualche parte! Vieni qui! Dai! C'è un seminterrato! Se questa cosa dovesse rompersi, cadremo giù subito! Questo è troppo pericoloso, attento! Molto attenti! Quindi uno alla volta! Bruno, sto arrivando! Artyom! Cosa? Stai bene? Senti, ho passato momenti migliori. Safik, ci sei anche tu? Sì, Bruno, siamo noi. Forza! Cosa hai preso in mano le armi? Bruno, sono così felice di vederti. Sei vivo? Cos'è successo, Bruno? Sei stato trascinato da Cartoon Cat? Quando siamo arrivati con i militari in questo edificio di 3 piani, sono andato con Sergio al 3° piano per vedere se ci fosse qualcuno. Sergio e io stavamo vagando per questo. Beh, 3° piano. E in un certo senso stava andando tutto bene, ma a un certo punto ho sentito che Sergio stava urlando. Sono corso da lui e dopo non ricordo nulla. Abbiamo incontrato il cacciatore, te lo presentiamo! Quale cacciatore? Beh, caccia Cartoon Cat! Senti, penso che non ci si debba fidare di nessuno qui. Facciamo meglio a tornare a casa. Senti, Bruno, non lo so, ma sei cambiato molto. Ragazzi, andate dal vostro cacciatore e mostrerò ai ragazzi il 3° piano. Io c'è una roba, cavolo! Impazzirete solo a guardarla, arrivo presto da voi. Non perdere la telecamera, Bruno! Ma che macchina fotografica, lì c'è Cartoon Cat, stai attento. Ma dai, non c'è nessun Cartoon Cat. Come no, Bruno, l'abbiamo catturato in così tanti video. Preparate la vostra barca lì, tra un attimo arrivo da voi. Sapete, la cosa più divertente è che i ragazzi pensavano che Cartoon Cat mi tenesse in ostaggio. Ma... sono io, Cartoon Cat! Nessuno credeva in me, ma sono entrato in William Bruno e ora è tutto finito! Ah, devo solo aspettare il momento giusto per distruggere Arishnev, perché ultimamente si è comportato molto male, ma io lo sistemerò! Sapete, posso restituire il corpo di William Bruno in teoria, ma solo se voi followers raccogliete 20.000 commenti sotto questo video. Sono comunque un gatto e amo la popolarità, quindi il destino di William Bruno dipende solo da voi. Ragazzi, sono così felice che abbiamo trovato Bruno! Pensavo fosse la fine della storia! Ragazzi! Non avreste dovuto cercarlo se non si fosse mai perso. Salve! Salve, finalmente ti abbiamo trovato. Sì, non mi ero particolarmente perso. Infatti ho appena fatto una passeggiata da... Fare una passeggiata, i ragazzi erano preoccupati per te. Senti, Artyom, dobbiamo andare al campo, ma la barca è a 2 posti. Senti, penso che in 3 ci stiamo. Andiamo con il cacciatore o con Safik? Ma in ogni caso dobbiamo andare avanti e indietro per 2 volte. È meglio in 2, se io rimango qui da solo allora sarò in pericolo. Allora rimango io qui, ragazzi, perché almeno ho un'arma. Sì, io vi coprirò con il drone e io e il cacciatore navigheremo insieme. Allora vado io con Artyom. Ok, Bruno, facciamo scendere e io e tu torniamo a prendere i ragazzi, beh, per portare anche loro dall'altra parte. Tornerò a prendere tutti, saltiamo, Artyom. Ehi, dove vai? Aspetta! Hai quasi rotto la barca, fai attenzione! Bruno, è così strano! Dai, siediti, Artyom, siediti! Attenti, la corda adesso vi spingo, ecco! Bene, andiamo, buona fortuna, ragazzi! È sempre così strano il vostro amico! Sì, è il solito William Bruno! Quanto è bello che siamo usciti nella natura, eh? Cosa ti ha detto il cacciatore? Beh, ha detto che Cartoon Cat, immagina, ha rapito i suoi amici, quindi beh, è un personaggio molto cattivo, insomma. Pensi che Cartoon Cat sia in grado di farlo? Beh, sì, Bruno, accidenti, ero così preoccupato per te. Cosa poteva succedere? Come cosa? Sei stato nella tana di Cartoon Cat, tutto poteva succedere a te.
Beh, forse mi è solo sembrato. Cioè, Bruno, cosa stai dicendo? Aspetta. Forza con quei remi, ragazzi, forza. Aspettate. Potrebbe sembrare, tipo. Bruno e Cartoon Cat. Ma che dici? Artyom! Le zampe bianche. Artyom, lui è Cartoon Cat. Tornate a riva, tornate a riva, velocemente. Cosa? Devono tornare a riva, subito. Cosa state urlando? Non sento niente. Bruno e io navighiamo dall'altra parte. Cosa stiamo urlando? Si è Cartoon Cat, Bruno. Io non so perché volevi trovarmi, ma so esattamente ora cosa ti farò. E questo stupido drone che Safi controlla non ti salverà neanche. Sonic XE, sto portando Artyom da te. Niente ti salverà più.